Puoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi la richiesta su un account dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite e inoltre ricordo se vuoi anche supportarmi all'interno del negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini. Tutto quanto grande, tutto quanto piccolo e se ti va mandami la foto su Instagram così andrò a ripostare. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Ebbene, se all'intro di questo video, come avete ben potuto leggere dal titolo, andremo proprio a vedere come e quando potremo sbloccare la skin, o meglio, lo stile ombre della skin di Superman qui all'interno di Fortnite. Andremo a vedere con precisione quante sfide dovremo completare e tutto quanto il resto per sbloccare tutto quanto questo set. E anche lo stile ombre è davvero molto molto bello di questo personaggio di Superman, che per chi ancora non l'abbia capito è proprio la skin segreta di questa season 7 di Fortnite. Prima di cominciare col video, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire come sbloccare con precisione, quindi quante sfide dovremmo completare e molto altro, tutto quanto il set con lo stile ombre di Superman qui all'interno di questa season 7 di Fortnite. Quindi partiamo subito e incominciamo vedendo appunto quali sfide e quante dovremmo completare per portarci a casa questa bellissima skin di Superman, che come possiamo ben leggere qui in basso, in arrivo fra 37 giorni. Ovviamente nel mentre che voi starete vedendo questo video dovrebbero mancare qualche giorno in meno, ma comunque verso metà agosto dovremmo in teoria sbloccare questa skin, che è davvero una skin molto molto bella in collaborazione con la DC. Partiamo dalla pagina 1, perché per sbloccare tutti quanti questi item della pagina 1, che sarebbero proprio la skin di Clark Kent, poi l'emoticon, abbiamo lo spray di Superman, abbiamo poi il dorso decorativo ed infine l'emote integrata. In pratica, facendo queste emote diventiamo Superman, quindi molto molto interessante. Comunque, per sbloccare gli oggetti della pagina 1 è molto semplice, in pratica saranno disponibili fra 37 giorni, nel mentre che sto registrando io questo video, come già detto, a voi ne mancheranno di meno. Comunque saranno disponibili delle missioni, come è successo per Neymar, e andando a completare queste missioni, questi incarichi, potremo sbloccare ogni singola ricompensa. Comunque la pagina 1 è molto molto semplice, le sfide poi usciranno quando la skin sarà disponibile. Ma passiamo alla pagina 2, perché la pagina 2 invece per sbloccare questi oggetti è un modo completamente diverso. Non ci saranno sfide specifiche, ma in pratica per sbloccare questi oggetti dovremo andare a completare degli incarichi epici. E adesso andremo anche a vedere quanti incarichi epici dovremmo completare per sbloccare ogni singolo oggetto. Infatti, gli oggetti di questa pagina 2 sono proprio il mantello di Superman, poi abbiamo anche l'icona stendardo, abbiamo questa bellissima schermata di caricamento. Poi tornando indietro abbiamo anche il piccone mazza della solitudine, che è un piccone che ci sta comunque, penso sia un po' grande. E infine abbiamo lo stile ombre di Superman, che come già detto è uno stile bellissimo, quindi molto molto più bello secondo me rispetto allo stile classico e principale. Quindi appunto vediamo un po' quante sfide dovremo completare. Partiamo subitissimo dal mantello. Infatti, per sbloccare il mantello, questo qui di Superman, dovremo completare ben 63 incarichi epici. Quindi una volta che completeremo 63 incarichi epici, potremo sbloccare questo bellissimo deltaplano comunque di Superman, il suo mantello. Andiamo avanti, passiamo invece allo stendardo, al banner comunque, e per sbloccare questo banner dovremo invece completare 68 incarichi epici. Quindi incarichi epici, per chi non lo sa, sono proprio, torniamo un attimo indietro, le sfide, queste qua di colore viola. Quindi tutte quante le sfide di colore viola sono sfide settimanali o anche altre missioni, sono appunto incarichi epici e dovete completare queste. Quindi completandone 68, come già detto, sbloccheremo l'icona stendardo. Invece completando 73 incarichi epici otterremo
la schermata di caricamento, ultimo figlio di Krypton. Invece per sbloccare il piccone dovremo completare ben 78 incarichi epici, quindi 78 e ci verrà dato anche il piccone. Ed infine per sbloccare la skin, o meglio lo stile ombre di Superman, dovremo completare 84 incarichi epici in questa season 7 di Fortnite. Quindi questi appunto sono tutti quanti gli incarichi epici che ci servirà completare per sbloccare tutti quanti gli item di questa pagina 2, compreso anche lo stile ombre di Superman. Quindi questo è tutto appunto, fatemi sapere se a voi piace questo bellissimo stile ombre di Superman. Adesso vi lascerò un piccolo gameplay di come si vede in gioco questo stile, comunque un piccolo gameplay di questa skin, e noi ci vediamo a fine video. Quindi questo era appunto il gameplay, fatemi sapere se voi andrete a sbloccare questa skin. Se questo video vi è stato d'aiuto, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire come sbloccare tutta quanta la pagina 2, compreso lo stile ombre di Superman, qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.